Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani e oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui stai guardando questa lettura, ok? Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi vi chiedo con amore, mentre faremo la preghiera di protezione all'Arcangelo Michele, di chiedere alla vostra anima, ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi? Potrebbe essere anche gruppo A e gruppo C, oppure tutti e tre i gruppi, ok? Ascoltate il vostro sentire. Iniziamo con una bella preghiera di protezione per connetterci con le frequenze più elevate in assoluto. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, la coscienza micaelica di tutti gli angeli e di tutti gli esseri di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele vogliono aiutarci e sostenerci in questa lettura angelica affinché possiamo ricevere i messaggi più giusti per noi e per il nostro massimo bene. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza per questa lettura angelica, per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, cari angeli della coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Grazie anche al Maestro Gesù e Maria Regina Celeste. E così è. Ok, iniziamo col gruppo A, vediamo cosa ci vogliono dire gli angeli. Allora, credi nella magia, ok? Nella magia stanno accadendo cose meravigliose nella tua vita, poi andremo a vedere nello specifico. Gruppo B, manifestazione, fantastico. Andiamo a vedere il gruppo C. Ecco qua. Gruppo C, ispirazione. Interessante. Ora vediamo i sussurri della natura, le carte dei sussurri della natura, cosa ci vogliono dire. Ok, gruppo A, ci ho messo un po'. Celebrare le differenze, ok? Potenziale, come si chiama? Portale, ok? Nel senso che si possono aprire diversi potenziali dinanzi a te, poi andiamo a vedere nello specifico la conclusione, diciamo, di una visione. Interessante anche questo per la manifestazione. Ora andiamo a vedere i viaggiatori sacri, le carte dei viaggiatori sacri. Allora, abbiamo la scoperta della verità. Stai scoprendo la verità. Miracoli per il gruppo B. C'è manifestazione e miracoli nella vostra vita. Fantastica questa cosa. Gruppo C. Navigare tra le stelle. Anche questo è molto interessante. È caduta un'altra carta. Superamento degli ostacoli. Ok,
Ok, iniziamo la nostra lettura col gruppo A. Allora, gli angeli, le fate, gli esseri della natura ti stanno dicendo: credi nei miracoli, credi nella magia della manifestazione di quelli che sono, i tuoi desideri, le tue preghiere sono state ascoltate, va bene? Diciamo che ha a che vedere cioè, con te, con le tue capacità di manifestazione, con le tue capacità di creare la realtà che tu vuoi. Credi in te stesso, credi in te stessa. Puoi veramente manifestare la realtà che vuoi veramente dal profondo del tuo cuore. Quando le intenzioni sono pure di amore, niente si può mettere tra te e i tuoi progetti, tra te e la tua creazione, va bene? C'è un invito a celebrare le differenze, ossia differenze caratteriali, differenze culturali, tra diverse, città, tra diverse persone, tra diverse nazioni, tra diverse, personalità. Cerca di non giudicare colui o colei che è diverso da te, in quanto si può imparare tanto dalle persone, che sono, diverse. Essere diversi non vuol dire essere sbagliati, ok? Quindi abbi fiducia che sei stata guidata per vivere questa esperienza, per conoscere queste nuove persone, queste nuove situazioni, queste nuove culture. Apprezza ciò che stai vivendo, va bene? Anche diversità del pensiero, bisogna anche rispettare il pensiero degli altri. Si può prendere spunto anche da persone che non la pensano esattamente come te. Diciamo che assolutamente devi seguire la tua guida interiore. Diciamo che l'invito è quello di stare nella via della verità e della luce. Più tu metti in allineamento le tue energie, le tue intenzioni, parole ed azioni nella direzione della verità, della saggezza e dell'integrità, e più si svelerà, cioè più verranno svelate le verità. Hai bisogno di concentrarti sull'integrità e la verità, perché veramente hai la capacità di riconoscerla. Quindi rimani, credi in te stesso, credi in te stessa, credi nelle tue capacità, credi nel tuo sentire, perché stai scoprendo delle verità molto importanti, verità anche spirituali, verità anche di crescita personale. Vai avanti nel tuo cammino e non fermarti, perché questa è la direzione giusta. Ok, passiamo al gruppo B. Abbiamo manifestazione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Sii molto chiara su quello che vuoi manifestare, perché hai veramente la capacità di creare molto velocemente. È un momento molto. Molto, c'è molta abbondanza davanti a te, quindi sei molto potente, molto più potente di quello che credi. Miracoli infiniti possono manifestarsi nella tua vita. Quindi assolutamente l'energia è giusta, l'energia è proprio quella di creare la realtà che tu vuoi. Ci sono infiniti potenziali, quindi assolutamente cerca di avere chiare le tue intenzioni, parole ed azioni, allinea tutta l'energia. Sì, molto chiaro, sì, molto chiara cosa vuoi veramente manifestare nella tua realtà, e vedrai che riuscirai nelle tue intenzioni. Quando le intenzioni sono pure di amore, è un laser, va bene? Con l'aiuto degli angeli e dell'arcangelo Michele. Diciamo che devi avere chiare le idee, gruppo C, chiare le idee di quello che vuoi creare nella tua realtà. Diciamo che hai una visione completa, quindi cerca di concentrarti su questa visione, ispirati, cerca ispirazione. Sei molto ispirato, sei molto ispirata in questo periodo della tua vita, quindi assolutamente lavora sulla visualizzazione. Sta arrivando esattamente quello che hai chiesto, quindi più sei dettagliata, più dettagli tu metti nella
la tua visione, più hai chiare le idee e più riuscirai a manifestare i tuoi sogni. Diciamo che questa lettura in tutti e tre i gruppi è molto improntata sulla manifestazione, va bene? Assolutamente, le energie sono altissime, segui le tue benedizioni, dicono gli angeli, assolutamente. Gli ostacoli sono stati superati, il passato, tutto quello che tu stavi affrontando è già superato o lo stai superando? Hai le capacità per affrontare questa situazione, hai il potere per poter superare tutto perché c'è molto di più, hai una visione più grande, focalizzati su quello e vedrai che riuscirai a manifestare veramente la realtà che tanto desideri. Bene, la nostra lettura si è conclusa. Volevo leggere un ultimo messaggio dal libro, da questo libro. Chiediamo all'Arcangelo Michele guida ed assistenza per ricevere i messaggi più giusti per il maggior numero delle persone possibili. Solo se abbandoni la pigrizia potrai volare. Ecco, questo è molto interessante. Azione nella direzione dei nostri sogni. Quando la pigrizia interiore si impadronisce della situazione, qualunque azione, qualunque cambiamento, qualunque nuovo passo risulta estremamente faticoso. Occorre liberarsi subito della pigrizia senza indugio alcuno. Quindi questo è un messaggio importante, va bene, più attività, più azione, più focalizzazione e vedrete che riuscirete a manifestare velocemente i vostri sogni, i vostri obiettivi, i vostri desideri. Bene, io vi auguro una settimana magnifica. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le connessioni, quindi la lettura angelica con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Facilito anche le guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce e mi occupo anche di facilitare Logos Healing, che è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola ed è in grado di sciogliere tutti i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, i traumi del passato. È veramente una tecnica potentissima in grado di purificare e liberare il vostro mindset che verrà anche riprogrammato a cosa? A quelli che sono i tuoi obiettivi, a quello che sono le tue a nuove convinzioni potenzianti. Va bene? Volevo informarvi che il nuovo percorso di coaching della durata di 2 mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce che terremo online su Zoom, dal vivo ma su Zoom, inizierà il 31 di marzo, va bene? 31 di marzo, la classe è quasi al completo, quindi se siete interessati non esitate a contattarmi. È un percorso meraviglioso. Oggi una mia cliente mi ha scritto e mi ha detto: questo percorso è un percorso che cambia la vita. Bene, anime meravigliose, io vi saluto. Un bacione immenso, a presto, ciao!